di tutto chiediamo sostituzioni, poi chiediamo di evitare il nostro... Noi siamo aperti in presenza con questa mascherina per 6-7 ore al giorno con i bambini a cantare, a raccontare, a ballare insieme a loro. E quindi chiediamo di poterci occupare dei bambini e non di tutta la burocrazia che ci ha messo addosso il comune. Una per tutti, siamo noi educatrici a dover ordinare i sanificanti e le mascherine, per esempio. Perché? Perché manca anche tutta una parte di amministrativi che invece dovrebbero occuparsi principalmente di queste cose. Il clou è quello di occuparci dei bambini, perché il nido e le scuole dell'infanzia e il Comune di Firenze sono sempre state, come ha detto anche a novembre l'assessore, un servizio di qualità per noi, e noi vorremmo che rimanesse, ma non sulla nostra pelle, tant'è che per ringraziarci ci hanno tolto l'indennità di turno, quindi ci hanno diminuito lo stipendio. Anche voi coinvolti chiaramente nell'obbligo di Super Green Pass. Certo, certo, noi abbiamo l'obbligo di avere il Green Pass dal primo giorno, diciamo, in cui è entrato in vigore il Green Pass. Abbiamo l'obbligo vaccinale e quindi è necessario assolutamente questo aspetto, diciamo. Essenzialmente io penso per la nostra salute, anche perché il contatto fisico noi non abbiamo, ovviamente, né bambini con le mascherine né distanziamento, sono tutte cose. Noi ci occupiamo di levare il moccio ai bambini, levare la cacca ai bambini, e quindi siamo in contatto continuo con il materiale organico, oltre appunto a non avere il distanziamento, perché i bambini hanno bisogno di abbracci, di coccole, e quindi il nostro è un lavoro fortemente a rischio, il che fa parte del nostro lavoro. E noi siamo in presenza, io come volontaria, da maggio del 2020 abbiamo riaperto nei parchi, e dopo a luglio del 2020 tutte le educatrici e gli esecutori in presenza. I cuochi dei nidi hanno lavorato anche durante la pandemia insieme alla protezione civile per la preparazione dei pasti. Siamo un personale che è stato sul pezzo da sempre. Quindi invece magari di dirci grazie da parte dell'amministrazione, ci è stata tolta una parte dello stipendio.